da domani la Lega Nord a Fano torneranno a essere 5 persone, 5 sfigati. Alla fine tutto è filato liscio e ognuno ha potuto dire la sua senza alcun problema, come è giusto che sia in democrazia. Le due ore di Salvini a Fano sono trascorse senza intoppi, anche se il comitato d'accoglienza, formato da un centinaio di persone dei centri sociali, da lontano cantava slogan e suonava musica per dire no alla Lega Nord a Fano. Oggi siamo in piazza contro l'idea generale di quello che è la Lega Nord, non solo sulla questione immigrazione. La Lega Nord è un partito di governo, ha governato per quasi 20 anni questo paese ed è stato responsabile dell'approvazione di un sacco di leggi in questo Parlamento italiano, come la privatizzazione delle università, della scuola, la distruzione della sanità. Poi sulla questione dell'immigrazione in particolar modo, che è un tema abbastanza centrale, noi rivendichiamo un'altra idea d'Italia, ma soprattutto un'altra idea d'Europa. È un tema che va affrontato ed è complesso, cioè noi non pensiamo che ci siano delle soluzioni semplici e né crediamo al buonismo, noi non siamo buonisti. A tenere a debita distanza i contestatori ci ha pensato la questura, con un sistema di sicurezza composto da polizia, anche in assetto antisommossa, e carabinieri. A Rimini il giorno prima era andata diversamente per il segretario federale. A 100 metri da qui ci sono i contestatori, fermiamo Salvini, Europa senza confini. I confini servono a controllare l'immigrazione, basta che i contestatori non facciano come ieri a Rimini, che mandano all'ospedale un poliziotto. Poi ognuno è libero di pensarla come vuole, in democrazia però non usi sassi, petardi o bastoni, usi altre idee. Io penso che l'Italia abbia accolto troppo e debba chiuderle queste frontiere, perché non possiamo ospitare tutto il mondo. Tutto pieno invece dentro il cinema Politeama, dove il leader del Carroccio è stato accolto come una rockstar e ha parlato per quasi un'ora toccando i temi cari al popolo leghista: lavoro, sicurezza, immigrazione. Sul palco, accanto alla sagoma di cartone di Matteo Renzi, Salvini ha parlato anche del prossimo referendum, quello sulle trivelle. Io andrò a votare sì. Invito i cittadini a votare e a informarsi, ognuno è libero di scegliere per il sì o per il no. In base alle mie informazioni, io penso che il futuro anche lavorativo non sia la trivellazione del mare o dei monti, ma siano il turismo, che dà lavoro a 3 milioni di persone, la pesca, che dà lavoro a 300.000 persone, e la difesa del territorio sia prioritaria. Quindi spero che tanti marchigiani vadano a votare, io personalmente andrò a votare sì. Alla fine del comizio tutti sul palco per un selfie, a cui Salvini non si è sottratto per nulla ed è rimasto fino all'ultimo scatto con Paolini a fare da fotografo per un giorno, poi tutti in auto, destinazione Marche Sud.